Io sono Alicia. Io sono Romana. Il nostro motto è essere green con creatività. Ecco, infatti, e oggi, dato che si sta avvicinando Carnevale, si è preparato un clown con materiale riciclato. Prima di andare a vedere il nostro video, iscrivetevi al nostro canale, seguiteci anche su Instagram, artegreen.it, e visitate anche il nostro sito web. E ora andiamo a vedere come si prepara il nostro clown. Materiale occorrente per questo laboratorio: una carta riciclata, filo, poi le sagome, come vedete, la carta sempre riciclata. Sì, che potete scaricare nel nostro link in descrizione sul nostro sito. Poi spilatrice e cola a caldo. Da qui, da questo materiale qua, tagliamo le strisce, due strisce di 13 cm, due strisce da 11 e una striscia da 7. E di lunghezza questo qui è di 37 cm. In tutte queste strisce dobbiamo fare questo lavoro. Pieghiamo a metà. Sempre a metà, 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 metà. Metà, metà, sì. Finché non diventa una strisciolina. Ecco così. E andiamo piegare metà dappertutto, una volta da una parte e una dall'altra, sì, come tipo armonica, come si dice, fisarmonica sì. Su tutto il foglio, sì. Una volta fatti, vedete, questi strisciolini così, li pieghiamo a metà, e andiamo a legarle con il filo, ed è in questo modo. Facciamo tutte e quattro uguali, leghiamoli poi due uguali insieme, andiamo o incollare insieme o se no facciamolo con spillatrice, a seconda di come preferite, insomma, in tutte e quattro le quattro parti vi verrà un cerchio. Questo è più grande e questo più piccolo. Quando vi siete preparati la ruota del pagliaccio, ora andiamo a spilarla. E andiamo a incollare i nostri ritagli. Prendiamo cola a caldo. Questo abbiamo colorato, fatto viso. Questi sono i ritagli dei giornali dei capelli. Se no potete anche colorare il naso. Queste sono le scarpine. Questi sono stati ritagliati su delle strisce che erano già a righe così. Quindi abbiamo riciclato quella carta lì. Poi con questo facciamo un tipo di vestitino da clown. E all'ultimo un bel fiocco. Ed ecco il nostro clown finito. Ora lo rigiriamo, prepariamo filo, facciamo cappio. Ed ecco il nostro clown appeso, clown da carnevale. Vedete che non era difficile, quindi dovete avere un po' di fantasia, potete crearvi un clown anche da solo, non dovete seguire solo le nostre istruzioni. E se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al nostro canale YouTube, metteteci un mi piace, sì, attivate le notifiche così sarete sempre aggiornati per i nostri video. Sì. Poi visitate anche il nostro sito web, dove troverete tante idee di arte riciclata, idee regalo,
che potete chiederci e tanto altro ancora. Andate a vederlo. Allora, al prossimo video, noi siamo sempre qui. Ciao!